Diamo il bentornato negli studi Tempo Radio oggi ad Andrea Dara, che è il vice sindaco di Castiglione delle Stiviere, responsabile organizzativo per la Lega Nord di Mantova e poi anche altro anche che adesso vediamo. Bentornato. Grazie, intanto. Grazie a tutti. Gli ascoltatori intanto li invitiamo sempre a partecipare alla trasmissione, i telefoni sono aperti, quindi potete chiamarci quando volete, il numero 0376631709. Numero per sms e messaggi WhatsApp 338 17 19 105. Allora, che cosa potrebbe diventare tra poco? La chiamo onorevole Dara? Quando la chiamiamo onorevole Dara? No, questo no, diciamo che sono candidato alle prossime politiche che ci saranno il 4 di marzo, candidato sul collegio uninominale di Mantova e in teoria, salvo sorprese che stiamo vedendo delle ultime ore, anche al secondo posto del proporzionale come Lega Nord nel collegio di Mantova, Suzzara e Cremona. Vediamo perché a quanto pare un giudice, il presidente, insomma, in queste ore, diciamo ieri, ha scartato diciamo il deposito delle liste perché ha dato un'interpretazione alla legge che diciamo altri giudici in giro sparsi per l'Italia non hanno dato. È stato fatto un ricorso alla Cassazione, entro 48 ore dovrebbero darci la risposta. A quanto pare invece per il collegio uninominale di Mantova sarò candidato con la coalizione del centro-destra. Ecco, precisiamo perché magari si fa confusione tra in alcune zone addirittura le comunali e le amministrative, in altre poi dopo le regionali. Lei è candidato per il Parlamento, sì, quindi Parlamento. Non per la regione, proprio per andare in Parlamento. Sì. Quindi naturalmente poi ci saranno anche nella stessa data ci saranno le elezioni regionali e in quell'occasione ogni partito diciamo avrà i suoi candidati, 4 per ogni lista, quindi ci saranno 2 donne e 2 uomini che correranno sul territorio mantovano, quindi ci sarà naturalmente tutti i partiti, PD, Movimento 5 Stelle, Lega, Forza Italia e tanti altri. Certo, certo, perché è arrivato intanto adesso un Dara ministro dello sport. Quindi sì. Beh, lo sport diciamo che mi piace, sono uno sportivo, quindi esatto. Ministro no, è impossibile. Esatto, esatto. Impossibile. Poi chiederemo, beh, tra l'altro ieri c'è stato purtroppo un lutto nazionale perché è morto Azaglio Vicini, che ci ricordiamo, sì, Italia 90. Comunque poi se avremo tempo chiederemo una possibile formazione, esatto, chiederemo una possibile formazione, qualcosa di questo tipo qua. Di sport ne ha parlato anche il segretario Salvini recentemente, sì. Appunto lo sport è quello che diciamo aggrega le persone, soprattutto i ragazzi, e diciamo che per soprattutto la giovane età è una cosa positiva, diciamo, perché fa di sé che i ragazzi insomma stiano in compagnia e capiscono cosa vuol dire faticare per vincere o competere con competizioni naturalmente sane, insomma. Certo, ma poi una squadra è una squadra, quindi anche un gruppo di amici tra l'altro, che è una cosa, è proprio un aspetto sociale di cui non si parla mai. Vogliamo comunque adesso andare oltre, quindi in bocca al lupo ovviamente per la sua candidatura. Parliamo invece di Castiglione, in questi giorni ci sono stati dei controlli? Sì, ci sono stati numerosi controlli, lunedì pomeriggio dalle 2:30 circa fino alle 7:30 di sera ci sono stati numerosi controlli da parte delle forze dell'ordine. Ringrazio per questo la questura di Mantova e il prefetto, che esattamente 10 giorni fa io e il sindaco Enrico Volpi abbiamo incontrato per un tavolo sulla sicurezza. Sono stati fatti numerosi controlli, erano impegnate di moltissimi agenti di polizia e di carabinieri, anche polizia locale. I risultati del lunedì sono stati abbastanza positivi, nel senso che sono stati numerosi controlli fatti nei confronti di persone, ma anche in alcune abitazioni, in particolar modo in alcuni quartieri. Su quello invece, il controllo che è stato fatto ieri mattina, non ho naturalmente ancora dei dati particolari, però ringrazio fortemente, perché comunque ogni tanto secondo me questi tipi di controlli ci vogliono, e questo vuol dire far vedere che la presenza dello Stato c'è tutto l'anno, perché voglio ricordare che comunque i carabinieri di Castiglione in particolar modo sono sempre presenti sul territorio. Diciamo che azioni di questo tipo, dal mio punto di vista,
fanno raddrizzare un po' i capelli ai mali intenzionati, e quindi può anche essere che se vengano fatti a spot questi controlli qualche malintenzionato se ne vada da Castiglione, se ne vada da altre parti a compiere delinquere, ecco. Quindi è stata molto positiva questa cosa. Dara, lasci Castiglione e guarda che a Roma ci sono i romani. Allora, a parte che salutiamo tutti i romani eventualmente l'ascolto, ma lo sa che ci sono i romani a Roma? Sì, beh, come a Mantova ci sono i mantovani, esatto, va bene. Allora mandiamo un saluto appunto a chi ha mandato questo messaggio. E, tra l'altro, tavolo a quale si è anche parlato di controllo di vicinato? No, diciamo stiamo valutando come amministrazione, non è ancora, non c'è in atto ancora niente. Stiamo valutando insomma di mettere in piedi quello che è già, c'è già in diversi comuni, quello che è il controllo di vicinato. Praticamente cos'è? Non è altro che delle segnalazioni a un rappresentante che identificheremo a Castiglione del Stiviere, se andrà in porto questo progetto, perché non è ancora detto, è una valutazione che stiamo facendo. Ci sarà un rappresentante Castiglione che a sua volta sarà a contatto con dei vari rappresentanti di quartiere, che naturalmente segnaleranno tramite WhatsApp ad esempio casi magari di autosospette, piuttosto che di persone che a certi orari magari girano per Castiglione. Abbiamo avuto casi in passato di gente che si presentava come agenti dell'Enel o del gas, sì, in realtà invece erano persone che non avevano niente a che fare con questo tipo di lavoro. Diciamo, quindi facciamo il controllo di vicinato. Sono state segnalate a Cavriana due donne che stanno dicendo di essere incaricate. E invece poi erano persone che volevano truffare le persone. Quindi si sta valutando questo progetto. Diciamo che su certi comuni vediamo che funziona abbastanza bene. È anche vero che viene fatto in comuni piccoli. Castiglione è un comune molto grosso, dove ci sono tantissimi quartieri e tantissime abitazioni, quindi dico solo che ci stiamo lavorando nelle prossime settimane sarò un po' più preciso nel dare informazioni più consone a questo progetto, però l'intenzione c'è di portarlo avanti. Certo, mi hanno fermato e sono stato contento, dice Alex, di vedere appunto che ci sono i controlli. Allora, dunque, si apre e chiude una parentesi, ad esempio, sui controlli. So che, ma leggendo anche dalla stampa, che è stato arrestato una persona l'altra notte che spesso e volentieri diciamo era uno che faceva furti, e l'ultimo che l'aveva fatto in un laboratorio analisi. Poi non so se c'entri naturalmente quei furti che sono stati fatti in questi giorni, naturalmente saranno le forze dell'ordine a curarlo. Furti medicinali, tipo Tavora, eccetera. Sì. Un sogno impossibile, dicono. Castiglione non è più capace di mandare qualcuno a Roma. Non è vero, insomma, bisogna vedere. Vabbè, in passato, esattamente 5 anni fa era... 10 anni fa, scusate, ci fu la senatrice Irene Aderenti di Castiglione del Stiviere che per 5 anni fu in Senato. Bravo Andrea, ti voto, c'è anche un, quindi allora, il problema 5 continenti, dice Consuelo, non si risolve con la vostra demagogia ma con il dialogo come quello dell'amministrazione Novellini. Ma io credo che il dialogo e basta serva, ma non serve solo quello, nel senso che tu puoi dialogare con delle persone che giustamente e correttamente ti ascoltano e che mettono in atto poi quello che si discute. Se però hai anche delle persone, ci sono purtroppo delle persone che il dialogo non lo vogliono e se si disinteressano del bene comune, naturalmente con quelle persone che magari sono malintenzionati o mezzi delinquenti va usato un altro metodo. Beh.
È di ieri che una troupe di una nota televisione nazionale, per esempio, è stata aggredita semplicemente perché stavano andando a documentare un ghetto, praticamente, e sono stati presi a botte e sassate. Sì, no, in quel quartiere ci sono diverse, anzi, tantissime famiglie per bene. Che non è in continente, diciamo subito, da una tutt'altra parte d'Italia, però comunque. Ma in quel quartiere ci sono sicuramente delle persone brave che naturalmente vogliono bene al proprio quartiere, e le abbiamo incontrate circa 2 settimane fa. Abbiamo avuto un lungo incontro dove ognuno naturalmente ha espresso le proprie perplessità su alcuni fatti accaduti recentemente sui continenti, e stiamo lavorando naturalmente, dialogando con queste persone. Ripeto, il dialogo, noi dialoghiamo con chi ha voglia di cambiare, diciamo, con chi non ha interesse a cambiare quel quartiere, è giusto che sia punito come deve essere. Allora, c'era un messaggio di un'ascoltatrice: finalmente un'amministrazione che fa e dice quello che fa, dice Francesca, che salutiamo. Grazie. E allora parliamo proprio di quello che state facendo per l'ambiente. Ma sull'ambiente, recentemente, parlo di un mese fa circa, abbiamo mandato delle lettere ai castiglionesi, delle aziende castiglionesi. Per il momento siamo partiti con le aziende, poi naturalmente ci sposteremo altrove, per avere delle lucidazioni naturalmente in merito a alcune tettoie di alcune aziende dove è presente l'amianto. Naturalmente si chiede alle aziende di relazionare sullo stato dell'amianto, se è in stato di pericolo oppure se è in buono stato, e naturalmente sui stati di medio o alto pericolo dovranno intervenire perché la legge regionale lo prevede. Quindi in questo senso, a differenza di quello che qualcuno dell'opposizione dice Castiglione, ci stiamo muovendo bene. Poi c'è un altro discorso che recentemente ho sentito tramite la stampa locale, è che l'amministrazione avrebbe abbandonato un po' quello che è la zona umida, per capirci bene la zona valle. Non ci siamo dimenticati di questa area, stiamo valutando addirittura di mettere in piedi un bando per dare in gestione tutto quello che è la cascina e naturalmente anche la zona, per far sì che all'interno di questo luogo possano essere inserite delle fattorie didattiche, piuttosto di inserire un qualcosa in quel contesto che possa attrarre anche i turisti. Quindi ci stiamo lavorando. Io capisco i cittadini che pretendono, anche le opposizioni che pretendono, che questa amministrazione faccia tutto nei primi 7 mesi, però il mandato dura 5 anni, le cose fatte di fretta poi riescono sempre male, riescono male nella vita, nel lavoro e anche nell'amministrazione. Dateci tempo che piano piano riusciremo naturalmente o almeno ci proviamo a sistemare quello che va sistemato a Castiglione. Certo, allora fermiamoci un attimino con Andrea Dara, vice sindaco di Castiglione, ci troviamo tra un paio di minuti nella seconda parte, arriviamo. Alla farmacia Giovannoli a Castiglione più spazio, più assortimento, più consiglio e strumenti innovativi di prevenzione e cura. Con noi c'è Andrea Dara, che è il vice sindaco di Castiglione, responsabile organizzativo Lega Nord per Mantova e candidato anche alle elezioni statali, politiche proprio, candidato parlamentare. Allora, ci sono alcuni messaggi che dicono, allora, per esempio, prendevate in giro Novellini per la zona umida e voi non avete fatto niente, c'è l'immondizia, abbandono, eccetera, eccetera, dice un ascoltatore. Io personalmente non ho mai preso in giro nessuno, e se ci sono dei rifiuti nella zona umida perché abbiamo in giro degli incivili che naturalmente buttano i rifiuti. Naturalmente non possiamo presidiare la zona umida 24 ore su 24 con degli agenti o con personale dell'Indecast, purtroppo davanti agli incivili, come abbiamo sempre detto, non ci si può fare niente. Naturalmente, se dovessero essere trovati, le multe sono molto salate in quel campo, quindi nulla da dire. Assolutamente.
Assolutamente. E poi c'è la questione anche, dice Bottini, perché io non sono convinto, dice, da quello che ho sentito la dire. La questione di PFAS all'Indecast, è meglio mettere una pietra tombale su tutto, perché l'attuale l'amministrazione non ha nessuna intenzione di riportare i Bottini con all'interno di PFAS a Indecast. Abbiamo riconvertito l'impianto e stiamo lavorando per in questo senso, sperando che andare alla fine dell'anno in Decastorni avere gli utili, perché purtroppo sappiamo tutti cosa è successo l'anno scorso, quindi voglio tranquillizzare la gente, i cittadini, che non arriverà più nessun rifiuto di quel tipo. Assolutamente. Allora, vorrei adesso, ci sono altri messaggi, però prima di andare a dare voce vorrei parlare anche di un documento di piano che è decaduto. Sì, abbiamo fatto decadere il documento di piano. Questo cosa porterà? Porterà a un risparmio da parte dei cittadini castiglionesi di 110.000 euro, e naturalmente un minore introito nelle casse comunali dello stesso importo. Praticamente cosa accadrà? Che tutte quelle aree che 9-10 anni fa erano agricole e sono state trasformate, magari contro la volontà anche dei proprietari, in aree residenziali piuttosto che aree di attività produttive, in questi anni purtroppo hanno dovuto pagare queste persone l'IMU più alto, perché l'area aveva una destinazione diversa da quella che era agricola. Facendo decadere il documento di piano, queste persone si troveranno a non dover più pagare l'IMU come residenziale o agricolo, residenziale o produttivo, e quindi lo pagheranno semplicemente come area agricola. Quindi è una differenza di quanto si dice, diciamo, abbiamo tolto tasse naturalmente ai cittadini castiglionesi proprietari di terreni. Mi sembra una cosa giusta e corretta, perché era ingiusto comunque che un cittadino pagasse l'IMU su un'area che non era alla fine utilizzata per quello. Quindi un'attenzione all'agricoltura, sì, che è proprio già appunto un settore che è assolutamente importante. Sì, è perché oltretutto già ci sono diversi agricoltori che sono in grossissime difficoltà economiche. Esatto. Credo che togliergli l'IMU sia una buona cosa. Esatto. Poi, se una tassa non è giusta, tra l'altro, perché poi se la tua area non è ad altra destinazione ma agricola, anche se tu in realtà è 9-10 anni che ce l'hanno agricola, mai nessuno si è insediato a costruire nessuna azienda produttiva piuttosto che nessun tipo di abitazione. Era inutile, era ingiusto, era scorretto far pagare l'IMU a queste persone. Allora, Marta dice, però tagliare le piante quando le strade sono in cattive condizioni, i servizi sociali non danno aiuti, i castiglionesi, insomma, non è una scelta. Vabbè. Beh, certe piante sì, si può decidere se fare prima uno o quell'altra cosa. Innanzitutto i tre argomenti che ha toccato sono all'ordine del giorno, nel senso che le piante Castiglione era 8 anni che non venivano tagliate. Alcune piante creavano problemi ai cavi elettrici che passavano, creavano problemi anche in certe zone, in certe frazioni, alle automobili o ai furgoni o ai camion che passavano, quindi era giusto fare questo tipo di lavoro. In merito al piano asfaltature, voglio ricordare che l'anno prossimo, se tutto andrà come è in previsione, ci saranno delle grandi manutenzioni a Castiglione di Stiviera. Abbiamo identificato numerose strade da dover riasfaltare, naturalmente non riusciremo a farle tutte quelle di Castiglione l'anno prossimo, però da quest'anno andare a fine mandato, credo che diverse strade a Castiglione saranno risistemate, perché l'obiettivo dell'amministrazione attuale è quello di procedere innanzitutto verso la strada delle manutenzioni e successivamente quella delle opere pubbliche. Il porta a porta, poi, dice Paola, insomma, non va bene in centro, perché se si passeggia la sera si fa lo slalom delle volte. Lo so, questo accade in tantissimi comuni. L'orario per mettere fuori i rifiuti credo che sia dalle 19.30 in poi. Purtroppo so che ci sono delle persone effettivamente che mettono fuori i rifiuti ancora alle 5 del pomeriggio.
poi se li troviamo fuori dalle 19:30 in poi è regolare, quindi nulla si può fare. Di questo ne ha parlato anche l'amministratore di Indecast, appunto, invitando i cittadini a seguire le norme, appunto. Sì, più di mandargli, io sono dell'idea che più di mandargli comunque il calendario dei giorni in cui devono essere messe fuori i rifiuti e in più spiegare come devono essere suddivisi, oltre a questo credo che si debba procedere in un altro modo, magari sanzionando, perché a questo punto io dico che a Castiglione abbiamo credo il 90% dei cittadini che sono bravi, che la differenziata la fanno come si deve. Purtroppo abbiamo una percentuale di persone, come succede anche in altri comuni, che si disinteressa della cosa e crea danno poi economico e anche d'immagine al comune stesso. Poi Roberto parla degli uffici comunali, dice: avete fatto tanto parlare, avete parlato tanto degli uffici comunali di qua e di là e intanto sono spesso chiusi. Ma non so, sicuramente nel mese di dicembre, come può essere il mese di agosto, a volte capita che non ci sia un dirigente o il responsabile di turno, perché magari ci sono delle ferie in mezzo. In questo momento il comune, sì, ci sono dei problemi, ma perché stanno facendo dei lavori, a volte certi uffici li trovate chiusi, ma magari nel frattempo si sono spostati sopra o sotto, perché stiamo facendo dei lavori per la messa a norma e per l'antisismica al comune di Castiglione, quindi se trovate la porta chiusa a volte può essere che l'ufficio proprio si sia trasferito in un altro piano, magari chiedete informazioni. Certo, anche se ci sono le telecamere, i ladri comunque purtroppo ci sono. Vabbè, questo sì, diciamo che, magica, insomma, diciamo che la telecamera naturalmente non vieta ai ladri di rubare, ma consente magari alle forze dell'ordine di individuarli. Beh, è un deterrente. Se io so che lì sono inquadrato è più difficile che vada, però sì, normalmente noi ci occupiamo anche di cronaca, sempre più spesso si riesce a pizzicare. Beh, diversi delitti e diversi furti in giro per l'Italia, ma parlo anche di furti a Castiglione delle Stiviere, certe persone sono state individuate perché grazie, all'interno certo, magari del negozio oppure fuori dal negozio, e in futuro, visto che abbiamo installato il sistema Varchi con le telecamere e tutto, diciamo permetterà e ha permesso, scusate, alle forze dell'ordine di individuare, diciamo, il ladro che si è intrufolato nel negozio, e in futuro credo che possa essere utile anche per diciamo il riconoscimento delle targhe dei malintenzionati. Assolutamente, insomma. Anche perché poi so che dopo sono molto bravi, adesso a parte tutto hanno, noi crediamo che magari si nascondano la faccia, quindi non sono più riconoscibili, non è vero, perché calcolano la distanza dalla testa alle spalle, camminate, riescono addirittura a fare queste cose qua, e non è proprio ormai le fanno. Cosa la CSI? infatti, sì, arriva anche la bionda, guarda, controluce una cosa e dice è stato questo, va bene. Allora, dunque, vediamo, ecco, chiedono più controllo in Duomo, questo è arrivato anche al sindaco, anche ieri a Carrassi, a comandante Carrassi, eccetera, segnalazione di alcuni giri strani in Duomo. Sì, diciamo che ci sono conoscenza della situazione, ci sono dei gruppi di ragazzi che anche sabato sera, per dirvi, visto che ero presente dopo la segnalazione arrivata da un cittadino, ci sono dei ragazzini di 14-16 anni un po' troppo esagitati che in giro per Castiglione a volte combinano delle cose che non vanno bene. Proprio sabato sera c'è stato un intervento da parte della polizia locale verso le 9:30 e le 21:30 di sera, dove c'erano un gruppo di ragazzi che erano un po' esagitati e naturalmente sono stati fatti i controlli, e dico che spesso alcuni di questi ragazzi purtroppo si muovono non solo in certe zone di Castiglione, tipo sabato sera erano nel parcheggio della Lidl, dove c'era la Lidl una volta, ma si muovono anche in giro per Castiglione, a volte creano problemi non da poco. Speriamo di riuscire a identificare bene questi ragazzi e speriamo anche di risolvere questo problema.
Allora, Anna dice: con questo tempo vedere un parcheggiatore all'ospedale è triste, ma a voi interessa solo dei bianchi. Ah, quindi le stanno domandando, è razzista, quindi se posso capire. Insomma. Guardi, a me, guardi, ho tanti amici stranieri, quindi che rumeni piuttosto che anche di colore, non è un problema della pelle, può essere il parcheggiatore abusivo, può essere biondo con gli occhi azzurri, può essere svedese, non mi interessa. La legge prevede che tu il parcheggiatore abusivo non lo devi fare, quindi mi interessa poco a me. Certo, soprattutto anche Stefania che aveva mandato un messaggio anche lì polemico. Sì. Ti sei candidato sindaco, consigliere provinciale, consigliere regionale in Parlamento, il risultato è sempre stato lo stesso, dice Claudio, vabbè insomma. Poi ancora, deiezioni canine, sempre stessa dimensione e stesse zone, perché non li prendete qui tre incivili, dice... Allora sì, sai, comunque hanno misurato le dimensioni. Vabbè, hanno ragione chi purtroppo, l'ho detto prima, se ci sono degli incivili, se saranno trovati saranno sanzionati. Il problema vero è che per fare tutto quello che naturalmente i cittadini ci chiedono dovrei avere a disposizione una sessantina di agenti della polizia piuttosto che dipendenti di Indecast e tenerli 24 ore su 24 sul territorio a distanza di uno con l'altro di circa 500 metri, un chilometro. Il problema è che non è semplice, ma l'impegno c'è, se lo sanno, certo. Lo sanno chi di dovere lo sa, e se saranno trovati saranno sanzionati. Allora, poi vabbè, vi chiedono cosa avete fatto per il 27 gennaio, avete perso la memoria, punto di domanda. Poi Andrea, senza di te il comune si blocca però, comunque, quindi beh, assolutamente è essenziale, no. Importante. Assolutamente beh. No, perché abbiamo una squadra competente, affiatata, che si sta dando da fare parecchio. Io voglio ricordare a tutti che magari certe cose adesso non si vedono subito, ma stiamo lavorando e in futuro... vedrete presto i risultati di quello che stiamo portando avanti. Naturalmente la burocrazia è tanta, a volte ci si perde, si perdono delle giornate o delle settimane o dei mesi semplicemente per la burocrazia che c'è in Italia. Certe decisioni che io prendo nella mia piccola azienda le prendo oggi, domani le faccio. Nella pubblica amministrazione purtroppo decidi oggi e vedi il risultato se ti va bene tra un mese, tra sei mesi o tra un anno. Questo è il problema dell'Italia, l'Italia, non certo. Di Castiglione. Allora, quando il campo da rugby anche le chiedono? Il campo da rugby non mi risulta che sia nei programmi, però non è una brutta idea, insomma. Vedo che a Calvisano e Viadana diciamo questo sport è molto amato, è amato anche da alcuni castiglionesi. Chissà che un indomani possa esserci anche Castiglione. Certo, poi c'è Calvisano qua vicino nel sì. Bresciano, quindi insomma è una zona buona per il rugby. Non dimentichiamo che il CT del rugby nazionale è l'ex del Calvisano, sì, mi risulta. Per cui... Allora, segnaliamo che c'è cattivo odore in zona valle questa mattina, poi le dicono bravo e vorrei però prima di chiudere, ringraziamo ovviamente Andrea Dara, sindaco, vice sindaco, responsabile organizzativo per la Lega Nord di Mantova, vorrei chiederle, ricordiamo il carnevale comunque anche. Sì, domenica, sperando nel tempo, domenica alle 14 inizierà il carnevale di Castiglione delle Stiviere, spero in una numerosa partecipazione da parte dei cittadini castiglionesi. Io so che naturalmente le scuole, visto che io sono papà di un bambino di 2 anni e una di 5, si sono adoperati nel far sì che riesca bene questa iniziativa, e sarò presente anch'io, sarà presente anche il sindaco, e credo siano presenti tutti i consiglieri comunali e anche assessori. Quindi speriamo che il tempo regga e ci vediamo domenica pomeriggio. Grazie ad Andrea Dara. Grazie a tutti. Grazie. Ora esatta. Sono le